Lui è stato campione del mondo nel 96, se non sbaglio, di organetto, quindi ha girato il mondo con il suo organetto. È uno strumento tipico, tradizionale, ma è uno strumento molto bello che crea l'allegria, crea la festa. È uno strumento anche che deve essere riscoperto, perché è anche di spessore, ci ricorda le nostre radici, e poi è veramente bello. E io non sto a dire tutte le sue, qui c'è scritto campione di qua, campione europeo, insomma veramente lui è super titolato, e noi ci fa piacere averlo qui. Poi è il vero campione del mondo, perché altri, diciamolo, si può dire, si spacciano per campioni, invece Francesco è lui il numero uno. Facciamo qualcosa insieme, improvvisando un po', non lo so che cosa facciamo, cosa vuoi fare? Un pezzo di Casadello, sai? Non c'è pace tra gli ulivi. Ah, un pezzo della tradizione, non c'è pace tra gli ulivi. Francesco Tassoni accompagnato dalla ritmica dell'orchestra Casadello. Prepariamo il microfono. Vieni qua, vieni qua. Ok, si va. Non c'è pace tra gli ulivi. L'organetto non è neanche così facile da suonare, vero? Ci vogliono tante ore di studio. E innanzitutto tu quanti anni hai?
28 il prossimo 39. 28, già campione tanti anni fa e poi si è riconfermato maestro di organetto, quindi veramente bravo. Facciamo un'altra cosa per concludere questo momento, poi noi prima abbiamo parlato e abbiamo già messo in cantiere una produzione editoriale, discografica sull'organetto, magari in collaborazione tra Casadei e Francesco, quindi può essere un bel progetto. Facciamo un'altra cosa, cosa ci fai ascoltare? Un brano scritto da me, ma veramente col cuore, in Romagna e anche in tutta l'Italia, una polca, la Celenzana. Celenzana, vai! Sera incontrarlo, conoscerlo, anche la sua famiglia, tra l'altro, che so che sono qua davanti, e insomma una bella famiglia, cioè, i genitori molto, molto belli veramente. E Francesco, allora l'appuntamento è quest'altro anno con una produzione tutta nostra, una collaborazione sull'organetto, con uno strumento che va fortissimo qua in Abruzzo, ma è conosciuto in tutto il mondo anche grazie a Francesco Tassoni. Un applauso ancora per lui, l'organetto più famoso del mondo, si può dire. Santo Stefano, il più grande duppottista del mondo, campione del mondo, qui con noi il grande Francesco Tassoni.